Hoje, fechou. A meta missa. Un cammina da solo. Muore di maniaca chiesa se non devono rinforzare all'inizio della messa. No, ma se mi potrebbe farlo su un altare laterale o sulla cripta, per farlo su una chiesa così grande per 10 persone, se una roba assurda. Anche in queste absidi laterali, mi sono di fare l'inverno. Quasi tutto.
arabico, ecco, un libretto, poi facciamo comunio Agnus, comunio e fine. Il salmo. Sì. È il salmo questo, ma anche tutto il salmo. Lui va, noi rispondiamo a record, fa queste tre cose. Perfetto, qua. Quindi solo il fiero. Sì, 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 diciamo è tutto calmato. Quindi non è per fare. Sì, 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 sta lì che è così. Non ci parla. Sì, 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 sì. Io ho detto messa questa mattina alle 5 e mezzo. E che era fedeli presenti. No, mi sono. Mamma, che bello sono il cucciuto, caro. Lui veniva qua a fare un'improvvisazione sull'introito, spaccare la basilica con l'organo. No, no, no. Guarda, 5 minuti. Grazie.
e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio. Preghiamo, grazie a Dio. Rectus decet collaudatio. Cantate in canticum novum.
Rectus decet collaudatio. Storte dissero le sagge, dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero, no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze. E la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose, in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Amen. Preghiamo il Padre perché non faccia mai mancare alle lampade della nostra vita l'olio della vigilanza e dell'amore
per aprirci e accogliere le sue visite. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che vivono senza radici e senza meta, si sentano accolti da quel Dio che sempre attende chi non è atteso da nessuno. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché ogni discepolo del Signore si impegni con passione e tenacia a trasformare il mondo secondo il disegno di Dio, senza cedere alla stanchezza e all'improvvisazione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi e i nostri fratelli nella fede, perché valorizziamo il corpo come strumento di amore e di comunione interpersonale, senza cedere al mero piacere egoistico. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché siano purificati da ogni traccia di peccato e di morte e godano la beata visione del tuo volto in paradiso, i nostri fratelli e sorelle, Alessandro e Vittoria, Giustino ed Enrica, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio di ogni bontà, che hai disposto ogni cosa per la felicità e il bene dei tuoi figli, liberaci da tutto ciò che ci impedisce di incontrarci con ogni uomo e con te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Cosa buona e giusta.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia,
donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Giustina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Precetti sanitarius nobilis, est divina institutione formati, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera, suo Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga anche il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu e il regno, la potenza e la gloria ogni secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con un cenno del capo ci stendiamo il dono della pace.
che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato. Thank you.
Sostieni, oh Signore, i tuoi servi con il cibo e la bevanda spirituale, perché sempre fedeli alla vocazione evangelica, rendano presenti in ogni luogo l'immagine viva del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ti benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Dite ancora, grazie di tutto. Grazie a tutti.